Mia madre mi dava spesso polenta crotta, sola. Ci ha cresciuti bene e all'onor del mondo. Tutti gli stracci li sapeva combinare e la famiglia trionfava nella povertà onesta e discreta. Faceva da donna e con i suoi figli sapeva fare anche da uomo. Batteva il falcetto, faceva la tela, teneva da conto perfino i coltelli rotti. E questi furono poi la mia eredità. I giovani sono di chi li illumina santamente e santamente li ama. Essi hanno bisogno di una mano che li conduca, di chi li allontani dal vizio e li guidi alla virtù. Non vi è terreno ingrato e sterile che per mezzo di una lunga pazienza non si possa finalmente ridurre a frutto. Così è dell'uomo. Il nostro carattere deve essere ardente, leale, retto, magnanimo, ma tenero insieme e vivificato dalla carità del Signore e nella carità generosissimo sempre. Bisogna, miei cari figli, che ci diamo a servire Dio ed il prossimo con amore santo, dolcissimo, con intelligenza e con animo grande, ardente di slanci sublimi sino alla consumazione di noi, generosissimamente. Noi siamo servi inutili, ma siamo servi di Gesù Cristo e la mercede non ci sarà data che in proporzione dello spirito di generosità e di letizia e di lavoro, almeno di desiderio, che avremo fatto nella vigna del Signore, nel luogo che ci verrà assegnato. Fine precipuo dell'opera è di compiere la volontà di Dio nella volontà del Beato Pietro, il Romano Pontefice, e impiegarsi con ogni opera di misericordia a spargere e crescere nel popolo cristiano, e specialmente con l'evangelizzare i poveri, i piccoli, gli afflitti da ogni male e dolore, un amore dolcissimo al Vicario di Cristo in terra. Ritengo, e sento ora più che mai, che l'opera delle missioni è santissima ed è una somma grazia di Dio essere chiamato alle missioni. Vado in America, deciso ad agire con molto coraggio. Cercherò di spingermi oltre le mete raggiunte. Vivere vuol dire espandersi. Chi non guadagna, perde. Chi non avanza, indietreggia. Gli ostacoli si superano con la fede, col coraggio, con l'entusiasmo, con l'apostolicità. Ho bisogno di essere capito, di essere seguito, di essere assecondato e direi sorpassato.
Voglio morire in piedi, guardando il cielo e lavorando. Però non è tra le palme che io voglio vivere e morire, ma tra i poveri, che sono Gesù Cristo. Vi raccomando di stare e di vivere sempre umili e piccoli, ai piedi della Chiesa, come bambini. Amate le tre grandi madri, la Madonna, la Santa Chiesa, la nostra opera. Vogliate bene a quelli che piangono, a quelli che soffrono. Mi vedo davanti e vicina la morte, più che non l'abbia mai veduta e sentita così vicina. I tempi corrono velocemente e sono alquanto cambiati. E noi, in tutto ciò che non tocca la dottrina, la vita cristiana e della Chiesa, dobbiamo andare e camminare alla testa dei tempi e dei popoli e non alla coda. Allora toglieremo l'abisso che si va facendo tra il popolo e Dio, tra il popolo e la Chiesa.